Dal 13 dicembre 2004, un regolamento europeo impone a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea di inserire nei loro passaporti un chip elettronico che ripete i dati stampati a prova di falsificazione. Questo nuovo documento è più pratico, ma soprattutto costituisce una garanzia contro la frode. Le nuove tecniche digitali rendono necessario che i documenti d'identità siano più sicuri. Certo, il passaporto attuale contiene sistemi di controllo anticontraffazione, ma oggi non sono più sufficienti. Chiunque può assumere una identità diversa e un reato definito usurpazione d'identità. Ora, questo passaporto è a noi, ed a noi stessi soltanto. Certo, l'attuale passaporto contiene la foto, ma la foto può essere sostituita. E dunque è necessaria certezza di autenticità fra documento e titolare, una relazione unica e a prova di falsificazione. È per questo motivo che i dati impressi sul passaporto sono riportati in codice nel chip. Anche la foto e le impronte digitali sono nascoste in una memoria all'acceso protetto. È proprio per questo che si chiama passaporto biometrico. Infatti, informazioni biometriche esistono in alcuni modelli di passaporto già utilizzati. Adesso saranno inserite nel chip. Riassumendo, nel nuovo passaporto si troveranno informazioni sull'identità, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, firma a mano, elementi amministrativi, prefettura di rilascio, numero del documento, data di rilascio, data di scadenza. Caratteristiche biometriche: altezza, colore degli occhi, sesso, foto del volto. Fin qui niente di nuovo. La novità consiste che adesso i dati suddetti sono informatizzati, comprese le impronte digitali nel chip, che non è possibile falsificare. Il passaporto biometrico e la sicurezza, in particolare per via del chip. Ma cosa contiene un chip? Qui siamo dentro il chip del passaporto biometrico. La sicurezza è di massimo livello. Si tratta di un'officina di trattamento delle informazioni. Entriamo nella memoria. È qui che è memorizzata la foto ed i punti che la compongono. Il microprocessore provvede a distribuire gli ordini all'unità di calcolo per verificare la validità del comando che riceve. Come tutto ciò è organizzato? Esistono nel chip due distinte memorie. La prima, leggibile attraverso un lettore specifico e ovviamente un codice di accesso scritto in chiaro sul documento. La seconda è quella che memorizza le impronte digitali e non è accessibile, che ha gli operatori abilitati e forniti di materiale specifico. Anche se la lettura avviene per onde radio, non è possibile leggere le informazioni del passaporto a distanza. È fisicamente e tecnicamente impossibile. È necessario che il passaporto sia a meno di un centimetro di distanza da un lettore speciale unicamente utilizzato da personale abilitato. Dunque, in caso di perdita, nessuno potrà utilizzarlo. Il passaporto numerico è la prova della nostra identità nel mondo informatizzato. Ciò che è ad alto livello di sicurezza è l'accesso ai dati. In più, non c'è collegamento diretto fra le informazioni di identità e le impronte. Così, grazie al chip, si avrà un titolo più sicuro e la protezione dell'identità è assicurata. Una verifica di identità più rapida e il passaporto biometrico, la nuova generazione dei documenti in sicurezza antifrode. Hello? Hi, Grandma! We're gonna come over for dinner right now!